Harry Potter e il prigioniero di Alcazar. Di Alcazaban. Azkaban. E il prigioniero di Alcazban. Alcazaban. Insomma, un cazzo di prigioniero, va bene? Mi dispiace, vocetta stridula, ma la tua ora è arrivata. Il pubblico si è lamentato. Certo che anche voi potevate dirmelo prima che eravate così affezionati alla mia voce. Adesso avete una vittima innocente sulla coscienza. Harry decide finalmente di mollare gli zii stronzi e puntando minaccioso la bacchetta verso lo zio gli dice: o mi lasci andare o ti strappo i peli del naso uno a uno. E poi se ne va. Manco il tempo di arrivare a Hogwarts e la sua vita è già in pericolo, perché sembra che un detenuto del carcere di quello lì che sapete, di nome Sirius Black, sia scappato e abbia la leggerissima vogliuzza di farlo fuori. Per questo motivo la scuola viene anche infestata dai dissennatori, le guardie di Azkaban, oh, l'ho detto bene, Bravo. dei fantasmoni neri dall'alito fetido a metà fra il sudore di Platinette e il taleggio scaduto, capaci di risucchiare la felicità delle vittime, fra le quali ci sarà ovviamente anche il nostro Potter. Che rimedierà però, imparando dal professore di difesa Lupin, una magia per scacciarli. Così potrà ritornare a fare il pigiama party con i suoi amici tredicenni, qualche spinello, qualche giornaletto porno e poi tutti a nanna alle 23. Questo professor Lupin, fra l'altro, conosceva la madre di Harry e leggendo fra le righe dei suoi ricordi sembra che se la sia pure scopazzata. Ma non è questo l'importante, bensì che il professore ha l'hobby di assentarsi durante le notti di luna piena. Ma chissà perché. Sirius Black non tarderà ad arrivare, anche se assomiglia di più ad un barbone che ad un pericoloso killer. Ed inoltre pare sia in combutta col professor Lupin. Come se non bastasse, c'è un altro latitante nascosto nel gruppetto, un certo Peter Minus, uno brutto come la morte, che dopo aver tradito la fiducia di tutti e consegnato i genitori di Harry nelle mani di Voldemort, ha fatto perdere le tracce di sé trasformandosi nel topo da compagnia di Ron, ed effettivamente era più bello come topo. Così l'obiettivo di Sirius improvvisamente non è più Harry, anzi i due diventano amici. Sirius gli propone addirittura di andare a vivere con lui. Sarà mica un tantinello pederasta per caso. Comunque purtroppo c'è la luna piena, così il professor Lupin si trasforma in un lupo. Madonna che fantasia nei nomi. E tenterà di papparsi i nostri amici, mentre Minus ne approfitta per scappare. Sirius, trasformato in cane, cercherà di fermare il licantropo, ma quest'ultimo è troppo forte e lo scaraventa via, proprio in pasto ai dissennatori. Allora Harry ed Hermione tornano indietro nel tempo ed Harry salverà se stesso e Sirius dai dissennatori. Lupin si dimetterà dal ruolo di professore, trovando più a lui congeniale una vita passata a schivare pallottole d'argento, devastando pollai e ululando la luna in coppia con Lucio Dalla. Mentre Harry riceverà un regalo da un ammiratore segreto, una nuova scopa, così potrà mettersela nel... cioè volevo dire, potrà cavalcarla allegramente. Fine. Per ora.